Ciao a tutti e bentornati qui su Neverwinter. Io sono Agdi09 e io Federica 98 Gamer. Oh yeah! Siamo tornate. Questa volta però non ci addentreremo nei meandri di Neverwinter, faremo i cavoli nostri e faremo una bella foundry intitolata il Kenny il guerriero. Yeah. Un nome, un programma. Non posso pensare cosa sarà. Io comincio a seguire la scia luminosa. No, aspetta, Segui il Kenny il guerriero. Cosa dobbiamo fare con il Kenny il guerriero? Kenny il guerriero. Oh. Allora, sconfiggi tutti i nemici usando la potenza della sacra scuola di Okuto. Prima fase, Shin. Sì, ma dove? Raggiungi la croce del sud. Ah, la croce del sud. Ah, ho capito. Dobbiamo andare fuori dalla mappa. Dobbiamo uscire dalla città. Ok. Ok, seguimi. Seguimi. Ok, direi che... Tra l'altro il teletrasporto è lì, ma... Vabbè, dobbiamo cliccare qua. Perché non va? E voliamo giù. Oh, ecco qua. Perfetto. Whee! È bello come la mappa si riprenda. Ma guarda sto tizio. Aspetta un secondo, sto per arrivare. Dove? Ok. Questo tizio qua sta ballando. Lo vedi? Oddio. Lo vedi? Sta ballando. Sto cercando di attirare l'attenzione di questa qua, però non avendo vita questa. Se ne frega quella lì. Esatto, fa gesti all'aria e... Boh. Oddio che ride. Ciao amico. Ok, va bene. Ci siamo. Dove stiamo? Ah, dobbiamo uscire dalla mappa. Per uscire dalla mappa... Credo che fosse da quella parte o da questa parte. Non mi ricordo. No, forse da là. Forse di là. Aspetta, seguimi. Uè. Ci siamo. Yeah. Ok. Il mercato dei sette soli. Ah, eccola là. Quella è la porta che ci porta fuori. Che okay. Ci fa viaggiare. Ok, dovrebbe essere questa. Ok. Vado. Ehi, pronta? Sì, via. Allora, la croce del sud. La città di Shin, credo sia. Eccola lì. Esatto, perché tutto il resto non è ancora... Cioè, non è possibile andarci. È tutto fuori dalla nostra portata. Questo, invece, è questo qua. È questo qua. La città okay. Di Shin. Andiamo. Viaggia a città di Shin? Yeah! Mi raccomando, mega trasporto. Cos'è? In pochi... Cos'è sta cosa? Mio Dio, ogni tanto appargono ste cose assurde che non si sa bene chi siano, che cosa vogliono, perché esistono. Ci vogliono uccidere. Hanno ste cavalcature assurde. Oh mio Dio, quanto è lento! No, caricamento infinito. No, adesso vai, dai, io conosco questi caricamenti, sono carini e infatti Eccoli. Si ripigliano ogni tanto, sono gentili e simpatici. Ecco, bravi. Bravi, dai, dai, dai. Penso che sia questa la cosa di Okuto. Sì, siamo sul Kenny di guerriero, quindi dobbiamo uccidere tutti. Servo del maestro. Dove sei? Ma sei già arrivato. A metà del caricamento. Ah, ok, non ti preoccupare. Mi sta anche scaricando una patch in questo momento, non so perché. Ah, ecco. Ok, vieni. Ci sono. Andiamo. C'è questa tipa qua che non so... Servo del maestro. Servo del maestro. Cosa vuole? Il tuo maestro è stato ucciso. Non piangere. Proprio adesso che è andato... Che devo andare al bagno. Cioè, è morta una persona e lei pensa che deve andare al bagno. Va bene. Recupera il corpo di Ken, così lo possiamo seppellire. Vabbè, terrò le chiappe strette però. Teniamoci le chiappe strette. Che belle risposte. Ok, va bene. Cos'è questo? Una porta luminosa. Muro della croce del sud. Ok, non è successo niente. Oddio, cos'è qua? Direi che andiamo di qua, vedi? Di lì cosa c'è? Aspetta, forse c'è qualcosa. No, niente. Oh, goblin. No. C'è altra gente qui? Non vedo niente. Ah, ok. Anch'io, c'era il muro. Aiuto. Morite tutti. Che c'entrano i goblin? No, oh, oh, oh. Che cos'è?
Merda. Cos'è? Ho visto. Aiuto i ragni. Ma aiuto. Ah! Quanta roba. I lupi. Cos'è qui? I lupi. Ma cos'è? Aiuto. Ma che macello. Non capisco più niente. Cosa sta succedendo? Sto morendo quasi. Usa una pozione. Sì, sì, fatto. Ma non mi danno il tempo di attaccare. Ma che lupi. Che razza. Oh, aspetta, ti do una mano. Via. Maledizione. Uno. Vuoi morire? Una pozione guaritrice per due. Per la pozione guaritrice basta che schiacci due, credo. No, okay. Quattro, ho sbagliato. Ce l'abbiamo fatta. Mio Dio, ma lì ce n'è uno incastrato. Dove? Qui. Dove? Ah! Oh, ti sei buggato. Ma non me lo, infatti non me lo fa mirare. Ma lasciamolo al suo destino. Lasciamolo lì. Povero piccolo goblin. Che difficile lavorare come goblin. C'è qualcosa qui? Una pozione guaritrice. Ok. Cos'altro? C'è il corpo di Okuto. Ken, tu hai mai visto Ken il guerriero? No, ho presente il cartone. Beh, siamo ma... in due in realtà. Perché comunque impossibile eseguire questa iterazione. Dobbiamo Perché? Fare qualcos'altro forse. Perché? È qui che mi ha detto di andare. Cosa succede? Ah, forse perché c'è ancora vivo questo? No, dai, non mi puoi. È morto? Sì. Oh, brava, brava. E me l'ha preso adesso, prima non me lo prendeva. Ok, adesso lo fa. Ah, brava. Cos'era quello? Ti sei inchinata. Cosa ho fatto? Non mi ha fatto vedere niente. Qua dietro forse c'è qualcosa, qualche segreto? Con tutti sti funghi allucinogeni. Oddio, mi sono bloccata fra i funghi. No, non c'è niente, ok. Oddio, mi sembrava una persona quindi. Aspetta, di qua c'è. Cosa? Una strada di qua. No, ma è vuota, non c'è niente. Niente, niente. Forse è così, ma non lo è? No, è così e basta, punto. Perfetto. Quindi, ok. Ma per ragno o non ragno? Mamma mia. L'hai letto come si legge? Ragno o non ragno? Ragno o non ragno? Non infastidiamolo. No, no, aiuto, mi sta puntando con il laser. No, via, no, via, no, via, no. Via. Via, 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 via dalla sua portata immediatamente. Ciao, servo del maestro. Io dai. E lo dai a me. Mi fa schifo. Ma dai. Dai, ho fretta, me la faccio. Mi scappa da cagare. Sono detto i soldoni, sostanzialmente. Mettilo nella bara qui a fianco. Ok, oh, te lo metto lì. Sfaticata. Te lo metto lì. Ce l'hai tu? O io? Vabbè, faccio io, va. Ma perché mi dice impossibile? Hai sbagliato, la bara riprova. Butta giusto sacco. Perché? Non me lo fa mettere. Ma neanche a me. Dobbiamo uccidere i mostri, forse? Mi sa. Ma... Aspetta, fammi recuperare un po' di vita. Voilà, fatto. Ok, andemo. Dobbiamo uccidere. Però dici di andare lì, boh. Non capisco. È strano. È bloccato. Sì, che culo. Aia. Oddio. Aia. Mi sta uccidendo. Aia. Cos'è? Aiuto. Bra. Il ragno dice bra. Non capisco perché, ma dice bra. Dice birra. Birra? Maledizione al ragno, no, no. Maledizione. Ma che capo. Attenta, lì c'è una. Volevo disinnescarla, però. Sì, non me lo fa. Tomb Spider. Cos'è? Aiuto, occhio. Oh, mi sono rotta. Tu, dove sei? Vieni qui. Muori. Ragno. Muori. Muori, dannazione. Ok. Oh, uno è andato. Ce n'è un altro.
E no, escono quelli piccolini, maledizione. Che bastardi. Yeah. Ma quanti ragni ci sono lì? Guarda. Quanti ragni ci sono lì? Ok, qua non ce n'è più. Ok. Ammazza, oh. Io direi che bisognerebbe bruciare il nido, però... No, non è di qua che dobbiamo andare. Bra... Ah no, bra è lui che dice birra. Vabbè, ma... Ok, dobbiamo cercare di mettere a posto quella dannata... Bara. Allora, non ti buggare, gioco. Ma prova te, perché tu hai preso il... ma mi dice impossibile. Poni il cadavere nella bara completa... Ah, adesso me lo dà. Ah, ok. E allora dovevamo uccidere quelli. Boh, probabilmente... Ti aveva attaccata ed era successo qualcosa. Vabbè, vabbè, fa niente. Queste trappole poi. E ora? Cos'è questo? C'è un alone giallo lì. Proprio è che, vero. Che prima non c'era. Bra, bra. Nano ubriaco. Cosa ci fa un nano ubriaco in una cripta? Allora, mago de... Ok, è un altro nemico. E via, dicendo. Via. Via, all'attacco. Aspetta, mi si è aperto tutto. Ok. Ah, ma tu puoi anche attaccare a distanza? Ah, oh, non lo sapevo. Sì, tiro dei pugnali. Oh, li ho presi tutti e due, scusami. No, ma problem. Che... Oddio, oddio. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Gesù. Ma che cacchio? Uccidiamoli, vai. Non è andato. Ma qua... Okay. Ma sono tutti chierici. Chierici satanici, come me. La possiamo fare. Fratelli, no, non mi attaccate. Aspetta, mi concentro su quello che stai concentrando. Ok, non è andato. Vai. No, esci da qui. Vai, 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 vai. Dai su, uno sta per morire. No, 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 mi ha attaccato. Ok, uno è morto. Un altro, ce ne manca uno. Oh, alleluia. Vai. Questa cos'è? Un'arma da esaminare. Trova l'arma dell'assassino. Ah, era, dovevano trovare l'arma. Ah, bene. Quindi ha ucciso lui, occulto. Cioè, occulto. Ken. Giulia. No, aspetta. No, Giulia era. Oddio. Dovremmo aver... Tu continua a birra. Birra! Ah, era lui quindi che diceva birra. A quanto non pare. Il ragno. Sembrava strano che il ragno oddio, dicesse. Ma che cap... Nani satanici! Morite! Ma sono debolissimi. E dire che dicevano che i nani erano potenti. Ma... Sì, è vero, in tre colpi. Facciamo fuori. E tu chi sei? Ah! Ah, ma è un nano arciere. Una pippa praticamente. Ok, ce n'è altro qui. Pronta. Vai! Via! Oh! È velocissimo questo. Questo è fortissimo, mamma mia. Aspetta, ti do una mano così due lo facciamo fuori prima, guarda. Sono sti tizi che saltano fuori dal nulla. Muori. Ehi. Oh, alleluia. Quanti sono poi? Sì, ma escono dalle fottute escono veramente dalle fottute pareti, eh. Ma senza niente di che, è proprio fottute pareti totalmente. Oh, c'è tre maghi. Via, mi ha bruciato. Levati dai maroni. Oh. Ok. Quanti ce ne sono ancora? Ma tu guarda poi il design di loro, che sono strani. Oh, non so che cosa hanno proprio. Dovrebbe essere l'ultimo questo. Speriamo, a meno che non esca uno. Non gli esca uno dal buco del culo, cioè nel vero senso della parola, cioè, se gli salta, muore uno. Esce fuori qualcuno. Un altare. Un altare.
un'armatura che non mi serve a niente, forse può essere utile a te. Vediamo qui. E altra gente da quella parte, c'è qualcosa qui. E vai, sono caduta in una trappola. Anch'io. Oh, che è successo? Un altro, da dove è saltato? Dove si è saltato fuori? Dalla bara, è uscito. Te l'ho detto. Escono fuori così, dal nulla. Vai, tutto tuo, no, vai. Non lo posso, no, non lo posso prendere. Sì che puoi prendere. Ma e vai, e ammazzo tutti. Non è per me. Cos'è sta roba? Oddio. Oddio. No, 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 no. Via, no. Via, via, aspetta. Non facciamoci spaventare, magari sono più deboli da quello che sembrano. In realtà. Tutti addosso a me. Oh mio Dio, devo riprendermi un po' di vita. Maledizione. 5, vai. Dove sei? Sono in mezzo qui, non mi fanno uscire, aiuto. Tra uno lo sto uccidendo. Aiuto! Maledizione, ma che macello che c'è qui? Non capisco più niente. Poi non è che ti dà tanti personaggi proprio perché sono uno spazio lungo, però sono concentrati tantissimo in un unico spazio. Punto. Tu devi morire, punto. Muori. Aiuto, via, andatevene tutti qui, siete. Oh, sono un uccisore di troll. Non so perché. Ma dove... Ah, eccoci lì. Aia, aia. Tanto male. Tanto, tanto. Vai. Abbiamo completato... Ucciso... Sono caduto, sono morta. Aiutami. No, aiutami. Dove sei? Sono qui. Aiutami. Grazie. Grazie. 4. Sento ancora rumori, però. No, ah, no, sono le trappole. Oddio, che stupida, non ho controllato. Ma che e mi faccio ammazzare senza come niente io proprio. Ma proprio, proprio niente qui su. Niente. C'è uno lì. Ah, il tizio. Che è lì tranquillo, tra l'altro c'era una marea di robe lì, di persone che volevano uccidere. Comandante, ti prego Ken, non uccidermi. Ah, noi siamo Ken. Siamo Ken. Ma non dovevano trovare il corpo? Vabbè. Ken è morto, Ken è vivo, non si capisce. Ken. Allora, dimmi. Non si sa. Ken, no, ti prego, non uccidermi. Allora, dimmi cosa. Come accedere alla Croce del Sud. Fatto. Ok. Ok, basta. Fatto, punto. Basta. Oh, c'è una gallina. Dove? Qui. Si è trasformato, è il comandante. Non la vedi? Se ci metti sul mouse ti dice comandante. È vero. Lo vedi? Ma perché? Comandante Serraporta. Sì, è lui. Vabbè, non facciamoci domande. Oh mio Dio. Proseguiamo. Qui c'è qualcosa? Una pergamena di identificazione. Hai guadagnato una pergamena di identificazione. Oh, il nostro amico lì. Fai clic con il pulsante destro su un oggetto non identificato e seleziona identifica per usare la pergamena. Non capisco dove sto andando. Le statistiche, ma neanche io, non c'è più la scia da seguire. Trovo l'accesso alle stanze del re. E vai, io ci cado dentro, ovviamente. Tu puoi darmi una mano? No, non può darci una mano. Quindi deve essere nell'altra stanza la cosa che dobbiamo fare. Ah no, è qua. Aspetta, è qua. Ecco, okay. Qui. Sì, è proprio qua, mi sa. Ah, quello dove non volevamo andare. Olè. Ok, eccoci. Pipistrelli. No! Che è? Cos'è? Oddio, era... questo chierico... Cos'ha? Ma guardalo! Ogni tanto si imballa. Guarda come... Vero. Oddio. Livello 6, yeah. E questo cos'è? Beh? Che succede? Oh, mi ha teletrasportato. Aia, oddio, aia. Ma cos'è? Oh, ma che cazzo? Io ci rinuncio a capirlo. Basta. Io ci rinuncio. Ma io ci rinuncio. Ma seriamente? Non lo capisco.
cosa vuoi fare tu, via. Ah no, era un salto dentro da qualche parte, ok? Ah. Scheletri. Meno male che sono al centro, così possiamo ucciderli tranquillamente. Ah, ecco appunto, mi sembrava strano. È diventato... Oh, per 10 secondi... Aiuto! A te. Pieno di zombie. Maledizione. Morite. Gli sto facendo una strage. C'è altra gente? Sì, c'è uno lì. Eccolo lì. Sì, c'è uno là nascosto. Ma non riesco a prendere. Eccolo qua. Ok. Mo, sei vivo? No. Ma è proprio incastrato lì, eh. Ok, morto. Ma proprio incastrato come non so che cosa. C'è proprio... Blip. Oddio! Cos'è? Ah, te sparo. Ma è trollante questo. Cioè, ogni tanto. Ah, te sparo. Almeno è educato, ti avvisa. No, quindi. Guarda, c'è scritto. No, il nemico, guardalo come è classificato. A te sparo. Cioè, a te sparo. Capiamoci il livello di demenzialità di questa. Di questa cosa. Ok, prova. Che succede? Oh mio Dio! Pieno di gente. Ultra mega forte, tra l'altro. Ok, ok. Dovete morire. Tutti quanti, esatto. Sì. È potentissimo. Ammazza. Oh. Aia, mi hanno chiuso nell'angolino. Merda. Aia. Chi è questo con le ali in testa? Le ali in testa. È Thor, non l'hai capito? È Thor. È venuto qui per aiutarci. Aia. Ok. Dai, ogni cosa può essere affrontata con tranquillità. Ce l'abbiamo fatta. Esatto. Ok. Certo, Diocuto. Aspetta un secondo che guardo i miei, sì, sì. I miei poteri. Oh, aspetta, intanto uccido uno zombie che è riapparso. Ok. Ok, potenzia rango 2. Ok, ho potenziato al rango 2. Andiamo. Ci sei? Sì, arrivando, eccomi. Perfetto. Ok, il problema è che sono spazi piccoli ma con tanta gente. Tanta, e non troppo. Riesci a muoverti. Oh, cioè c'è una trappola. Dove? Ci sei sopra. Aspetta, la disarmo, non ti muovere. Ok, disarmata. Ce n'è una davanti a me ancora. Ah, perché tu non lo puoi fare, giusto? No, solo te, perché sei un ladro te. Sei agile. Ok. Oh, cos'è? E questa no, però, non l'abbiamo vista. Ah, non l'ho vista neanch'io. Oh, perfetto, sono proprio dentro al fuoco, proprio così, ma proprio al cavolo. Anch'io. Senti, se vuoi che ci ripegliamo un po', posso usare l'altare portatile. Usa. Ecco. Ci dovrebbe dare un po' di vita tutte e due. Ah, sì, è vero. Oh, là, senza... Almeno è utile l'altare portatile. Puoi pregare. No, e mi prende fuoco ancora, maledizione. Ah, anch'io. Oh, dobbiamo uscire da questa stanza, mi sa. Aspetta che ci sono delle trappole. Io direi, usiamole a nostro vantaggio. Attenzione. Aspetta che ti aiuto, va. Aiuto, sono bloccata, non mi posso muovere. Aia. Loro non vanno sulle... Che cappero! Cos'è su... Sono bloccata. E ci ha stordito. Maledizione. Però anche lui va sulle... Trappole. Ma c'è qualcuno? Ah, è lui. È una tizia.
Tizia. No, 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 la Tizia mi sembra che non sia un... Sì, no, non è cattiva. Però pensavo dicevi che c'era qualcuno che era lei. Altri ancora? No! Ma che cazzo! Ci conviene stare qui che non ci sono trappole. Esatto. E così loro si ammazzano. Un casino. Tra di loro? Vai, dai, muori, muori. Come sono barbuti questi? Quell'altro, ma quanto sta durando questa puntata? No, seriamente. Tantissimo. Appunto, io mi sto neanche rendendo conto di quanto sta durando. E ora si alzano così a cavolo. Tu, chi sei? Ex serva di Shin. Ma come... Vabbè. Grazie di aver ucciso Shin. Era il mio pappone. Ok. Va bene. D'accordo. Dimmi di Giulia. Giulia. Ma credo che si dica. Ma veloce, che ho la vescica che mi scoppia. Ma perché qui non tutti andare al bagno? Non lo so. Allora, posso parlare con te? Dimmi di Giulia. Veloce. Giulia, dopo essere stata a lungo seviziata da Shin, ecco, ci pareva, ha deciso di scappare per andare a fare orge assieme a 5 forze. Ok. Ma credo che ti imbucherai a qualche festino droga, sesso, rock and roll, prima o poi la incontrerai a ballare nuda sui tavoli. Ok, farò così, come ti posso ringraziare? Regalandomi un bel cetriolone gigante. Prego, se sei così vegetariana, prendilo. I cetrioli fanno bene alla salute. Io, mamma. Pugnale, può esserti utile? No? No. Ma allora niente. C'è un po' di moneta lì, prendi pure. E ma dove andiamo? Di qua non si può andare, no. L'altare portatile c'è ancora? No, immobilizzato. Mi ha immobilizzato. L'altare portatile è morto. Addio, va bene, bruciamo. Fuoco. No, allora, la cosa indica di qua. Quindi dobbiamo andare di qua, abbiamo sbagliato. No! Che c'è? Dove sei? Sono morta! C'è l'India! Sei morta? E come fai adesso? Dove sei? Sono... Ok, dove c'è la tizia iniziale. Arrivo. Ok, intanto io vado a vedere il cetriolone. Sono caduta giù. Proprio... Oh mio Dio. Cos'è? Tu devi vederlo. Cos'è? No, seriamente. È la pianta di fagioli. Vabbè, prendiamolo, va. Io ha preso. Io non mi spreco. Si tratta di un cetriolone gigante che ha la faccia di una... Sembra una pergamena. Cetriolone erotico, viene definito più precisamente. Teniamolo bene a mente questa cosa. Diamolo alla tipa, dai. Grazie, guarda com'è felice, guardala. Puoi prendere il Reward e uscire subito. Puoi prendere il Reward e uscire subito oppure fermarti prima al bagno. Scegli tu. Ci fermiamo al bagno per vedere com'è. Va bene. Prima vado al bagno. Dov'è il bagno? Ah. Cos'è? Cos'è? L'hai fatto anche te? No, non me l'ha fatto fare a me. Però ho fatto la ola. Vestiti del ripristino. Mago del controllo, non mi serve a niente. Vai tu, va. Fatto. Hai preso qualcosa? No, mi ha fatto mi dice se volevo recensire il gioco. No, va, lasciamo stare, va. Ciao cetrioloni gigante, vi salutiamo tutti. Sì, dai, terminiamo bene, qui. Ok. Gente, diteci cosa ne pensate di questa bellissima avventura. Del cetriolo e dei bagni, soprattutto. Esatto. All'insegna dell'assurdo. E ci salutiamo e ci vediamo alla prossima parte. Alla prossima, ciao! Ciao.